Esercizio numero 2. Camion da 5 tonnellate, legato con una corda a una macchina da 1 tonnellata. Sistema tirato da una forza F che fa accelerare di 0,2 m al secondo quadrato il sistema. Niente attrito. Calcolare la forza F e la tensione della corda. Questa è l'analisi di tutte le forze. Peso, forza vincolare, che si annullano. Queste sono le tensioni che nascono all'estremità della corda tra i due mezzi. E queste sono le due forze d'attrito che all'inizio non ci sono, ma nel problema 3 ci saranno. Come al solito si impostano le due equazioni di Newton per il camion e per la macchina. Questa è per la macchina, la forza totale è F-T, e questa è per il camion, la forza totale sul camion è soltanto la tensione della corda. Questo perché non ci sono le forze d'attrito. Come al solito si sommano le due equazioni e si ottiene l'equazione di Newton per l'intero sistema. Scompaiono le forze interne, cioè le tensioni, e rimangono solo le forze esterne. L'unica forza esterna è la forza F, che si può direttamente calcolare conoscendo la massa totale da 6 tonnellate e l'accelerazione del sistema, quindi 1,2 kN, cioè 1200 N. Andando a sostituire poi la massa da 5 kg del camion e l'accelerazione del camion 0,2 m al secondo quadrato, si ha anche la tensione 1 kN. Cioè 1000 newton.